Al podista amatore voluto non è sfuggito, o forse sì, la scarpa dei paradossi. Questa Under Armour Velocity Wind 2 rappresenta, secondo me, davvero un paradosso, o forse anche più di uno, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 238 grammi, 26 mm nel tallone, 18 mm nell'avampiede, drop 8. Come al solito il mio coniglio è molto interessato, anche perché quando recensisco una scarpa dai colori sgargianti, probabilmente se la vuole mangiare. Con il lancio delle Velocity Wind 2 ci sono una serie di paradossi. In primo luogo, stiamo parlando di una scarpa molto leggera e questo è sicuramente un bene, ma al tempo stesso le aziende stanno alzando l'altezza dal suolo. Stiamo parlando di una scarpa relativamente dura, un intersuola flow sicuramente molto reattiva. Non credo che sia una scarpa che vi consenta di correre più velocemente della velocità del vento, ma questo poi lo chiederemo ad Andrea. È una scarpa assolutamente molto flessibile. Oggi stiamo andando tutti verso la direzione di scarpe rigide. È una scarpa che ha una tomaia fantastica, poco spazio nell'avampiede, paradossalmente tutte le aziende stanno aumentando lo spazio nell'avampiede, ha un battistrada fantastico che consente di cambiare direzione in maniera molto rapida e secondo me sarà destinato a durare, come sempre dico, all'infinito. Ho apprezzato anche la linguetta cicciosa ma comunque racing, i lacci piatti che secondo me non si slacciano così rapidamente, questa tomaia che può essere utilizzata in tutte le condizioni ma soprattutto ha una trasferibilità importante durante l'estate. È una scarpa dell'ulteriore paradosso perché è la prima prodotta in Vietnam nel gennaio 2022. Al tempo stesso, se la voleste provare, vi consiglio di utilizzare mezzo numero in più, se non addirittura un numero in più, perché questa scarpa è davvero molto stretta. L'ultimo paradosso è che questa scarpa contiene il Bluetooth, che quindi consentirebbe ai neofiti di essere utilizzata per avere a disposizione dei dati che probabilmente non possono avere, perché molto probabilmente non avranno comprato l'orologio GPS di ultima generazione. Al tempo stesso però questa scarpa è soltanto pensata per podisti amatori evoluti che di conseguenza del Bluetooth non hanno necessariamente bisogno. Ho incontrato il pro de podista qualche giorno fa dal campo di Garbagnate, sentiamo cosa ci ha raccontato. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, sarebbe davvero gustoso. Farò la recensione della versione 3 soltanto se questo video raggiungerà le 5.000 views. Come al solito però, vado a bermi un coffee. Ciao! Andrea, siamo arrivati finalmente alla recensione completa delle Velocity 2 di Velocity Wind 2 di Under Armour. Cosa ne pensi di questa scarpa e come mai non l'hai messa, non l'abbiamo messa, nella classifica delle prime 5 scarpe senza fibra di carbonio? Te la lancio nel frattempo. Se la lanci così va a finire di là. Ah, sono messo su sta sedia qua che si sta per sfondare male. Devi comprare le sedie nuove da youtuber, Max. Ciao a tutti, non l'abbiamo messa in classifica fondamentalmente perché ci sono scarpe che secondo noi sono più prestanti, però la verità è che ci poteva stare tranquillamente. Sesta, settima, non lo so, è sicuramente una scarpa per correre forte, è più una scarpa per atleti che amano le scarpe dure, fondamentalmente. Io alleno a basket da una vita e devo dire che quando ti ho detto assomiglia alle scarpe da basket, l'altro giorno c'erano le ragazze che seguo che avevano su una pratica identica, la guardavo e non si discostano molto da quelle di basket. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? A chi gioca a basket. No, scherzo, guarda, scusami, per ritornare al basket si flette anche poco, la prerogativa della scarpa da basket è che nei cambi di direzione non si deve flettere lateralmente e questa in effetti è abbastanza duretta. Sono scarpe secondo me che vanno bene su atleti che pesano poco e anche su atleti che pesano un pochino di più. Tutto questo perché la mescola comunque è dura, fa correre forte gli atleti leggeri e sostiene abbastanza gli atleti pesanti. Quindi secondo me è una scarpa un po' per tutti, sicuramente per i lavori da lento, svelto, fartlek al medio, barra ripetuto. Per quali distanze le utilizzeresti considerando che sono comunque davvero molto leggere? Come volume totale terrei quello del medio di 12 km, sulle ripetute corte fondamentalmente il tempo di allenamento. È una scarpa che dopo stanca. Sotto diciamo che ti fa spingere bene e forte, quindi
meglio per pochi volumi. Invece a livello di ritmi, per quali ritmi le utilizzeresti e le spingeresti anche a correre sotto i famosi 3 al chilometro? Guarda che sotto 3 al chilometro, 3 al chilometro ci porto poche scarpe. Faccio fatica a andare sotto 3 al chilometro in generale. E... beh, ma te lo chiedo perché si chiama Velocity Wind, quindi voglio dire, se non sono loro le più veloci del vento... Ma anche sotto i 3,30 per dire, per le ripetute più corte. Ha una buona risposta perché la mescola dura, però secondo me non è una scarpa velocissima. Una vecchia 2 secondo me è fatta bene. Lavori al medio, fartela, che secondo me ci sguazza. Sto pensando anche a fare dei 400 in pista, secondo me sono super. Non a correre dei 3000 in 9 minuti. Invece Andrea, a livello di peso del podista amatore, questa scarpa pesa, se non ricordo male, 238 grammi. A livello del peso del podista amatore, cosa ne pensi? No, te l'ho detto, secondo me atleti leggeri la possono usare tranquillamente e si troveranno bene. Gli atleti un pochino più pesanti, anche perché la scarpa comunque non sprofonda, e per assurdo un atleta pesante la renderebbe più morbida, perché la schiaccia un pochino di più, e sono sicuro che si possono trovare bene. È, diciamo, sempre il solito problema: uno che pesa 80 kg che usa questa scarpa, a parte che secondo me la deve usare sotto i 4,30, rischia di farla durare ben poco. Invece a livello di tomaia, ma soprattutto di calzata, cosa dici? Stesso numero o mezzo numero o addirittura un numero in più? Chi compra questa scarpa la compra perché è stretta. Io fondamentalmente prenderei mezzo numero in più almeno. È da provare, da sentirsela al piede. Ultimamente, che sto diventando anziano o altro, cerco più comodità nella scarpa, anche se è una scarpa racing. Quindi per cui andrei almeno del mezzo numero in più. Ripeto, è da provare un attimino. Un numero in più rischia di diventare troppo lunga in punta. Il problema, tra virgolette, è che fascia molto e quindi uno vuole più spazio in avampiede, ma lo va a cercare in lunghezza e invece dovrebbe cercare in larghezza. Sarebbe da prendere la versione wide, se esistesse. Invece Andrea, a livello di intersuola, cosa ne pensi di questa intersuola Flow? E secondo te è stabile anche grazie al fatto che comunque il tallone è abbastanza, diciamo, bloccato? Andiamo per punti. Intersuola classica, secondo me è un'intersuola di 4-5 anni fa, diciamo. Mi ricordava la di Prene di Adidas o in generale le Mizuno, le Rider o le Ultima, ecco, la Mizuno Ultima 6 per dire era molto simile come durezza di intersuola. È una scarpa molto stabile, ha una bella impronta, bella larga ed è dura, quindi sì, è molto stabile. Poi guarda, qua in questa zona c'è tanto materiale che sale. Per i lievi pronatori secondo me va benissimo, per i pronatori severi ma leggeri di peso va bene lo stesso, secondo me. Invece Andrea, a livello di battistrada, a parte il fatto che è un battistrada bianco, cosa ne pensi del grip e secondo te ti facilita nei cambi di direzione, che di fatto è uno degli aspetti assolutamente della casa Under Armour? Cosa ne pensi? Il battistrada è davvero particolare perché non è con la gomma vulcanizzata, no? È tutto bello morbido e sembra, io ho detto che se fosse stato tutto liscio sarebbe stato uguale, perché avrebbe fatto come le gomme della Formula 1. È davvero tanto morbido, sembra che non si consumi neanche troppo e quindi e ha un ottimo grip a terra. Non so se nero avrebbe avuto lo stesso. Secondo te Andrea, qual è la durata di questa scarpa? Ma durata secondo me è tanta, perché è una scarpa da lavori ma ha un'intersuola bella dura, quindi secondo me dura di più dei 400-500 km. Secondo me anche lei potrebbe arrivare agli 800, passando da una scarpa per lavori a fine vita una scarpa per i lenti. Invece Andrea, quali sono secondo te i pregi e i difetti di questa scarpa? Il primo pregio assolutamente che ha la suola bianca. Pregi secondo me è che è una scarpa che adesso è un po' fuori dal mercato, quindi se uno vuole tra virgolette un ritorno al passato, gli piacevano delle scarpe un po' più dure, reattive, date da un po' dalla durezza dell'intersuola. Questa qua è una scarpa che fa per loro. Un altro pregio, a me piacciono, sono belle zarre, quindi direi un altro pregio. Secondo me pregio che mi piace tanto è il battistrada, come dicevo prima,
che è molto morbido e grippante. In pista fa un ottimo grip. Difetti è lo stesso pregio che potrebbe essere per qualcuno, per me è un difetto che l'interfuore è davvero tanto duro. Invece ultima domanda, abbiamo testato l'anno scorso le Velocity Wind 1, le Macchina 2, quest'anno abbiamo testato le Velocity Wind 2, quando faremo invece la recensione delle Macchina 3? E non lo so, di solito sei te che fai gli acquisti, quindi lo dovresti dire te questo. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, noi andiamo a berci un coffee e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti e io ho bisogno di caffè e Max ha bisogno di caffè per prendere le scarpe nuove, ragazzi. Un po' latitano e intanto vi ringraziamo per quelli che arrivano. Altra cosa, chi le ha provate, sono curioso di sapere cosa ne pensa. Grazie, ciao! Ciao!